山形で知的障害を持つ子どもたちと一緒にレストランを開きたいと考えている熊谷さんは、障害者教育の世界的権威クオモ博士のもとを訪ねました。クオモ博士自身全盲の障害者で、ボンジョーノ、サルベ、ボンジョーノ、プロフェッサー、ビーネ、アコモダテビ、プレゴ、プレゴ、アコモダテビ、Benvenuti. Io credo che noi lo scopo della vita è la conoscenza, e la conoscenza è un grande piacere, un grande privilegio che l'umanità, l'uomo ha. La conoscenza produce il piacere di esistere e ci dà la forza di affrontare qualunque problema con la curiosità e l'emozione. Questo ci porta al desiderio di esistere. Ecco, diciamo che la potenza dell'uomo, la sua forza è nella sua capacità di esistere, nella sua volontà di esistere, e avere l'emozione di esistere in qualunque situazione, anche la situazione che ci può sembrare la più dura, la più faticosa. L'uomo in quella fatica vede il desiderio, la forza di esistere, e la cosa interessante di incontrare l'altro. L'uomo vuole incontrare. Io credo che il mangiare, la cucina, è la rappresentazione della civiltà, cioè tutta l'evoluzione della cucina propone lo sviluppo anche intellettuale e culturale della persona. La cucina e il cucinare, inoltre, propone una dimensione affettiva, una situazione emozionale, cioè io cucino, ho il piacere di cucinare e ho il piacere di far assaggiare. Quindi la cucina non va vista soltanto come un momento di nutrizione, ma come scambio. Le persone con dei deficit che entrano in questa dimensione relazionale creano un incontro, un momento di confronto sociale, quindi la vedo molto opportuno, molto adeguato. L'uomo, più che le capacità dell'uomo, a me piace pensare alla potenza. La potenza dell'uomo gli rende tutto possibile. L'uomo sogna di volare e inventa gli aerei, sogna di vedere le cose a grande distanza e inventa i televisori, i telefoni. L'uomo può sia inventare, sia stare solo e viaggiare con la fantasia. È la potenza dell'uomo che è meravigliosa.